Benvenuti in questo nuovo video sul come prepararsi al meglio per Hogwarts Mystery. Inizierei dicendo proprio su come funziona il gioco. Hogwarts Mystery è un gioco di ruolo sviluppato da Gem City, ovviamente in collaborazione con la Warner Bros., altrimenti non avrebbero potuto utilizzare oggetti e nomi della saga di Harry Potter. Ogni giocatore potrà creare il proprio avatar frequentando corsi di magia, potrà anche essere smistato in una casata tra le quattro, quindi Grifondoro, Corvo Nero, Serpeverde e Tasso Rosso, e far crescere il proprio avatar accumulando esperienza come studente di Hogwarts. Anche il gioco Come per Animali Fantastici si colloca ben prima l'arrivo di Harry Potter nella linea temporale. Infatti la storia è ambientata negli anni 80 ed è stata fissata in questo preciso periodo storico proprio per dar più spazio agli studenti o agli avatar di vivere appieno questa esperienza senza entrare nelle storie dei romanzi di J.K. Rowling. Avremo modo di visitare Hogwarts in ogni sua stanza, esplorare camere e zone che ancora non abbiamo visto nelle pellicole del grande schermo. Potremo anche indagare su misteri che nemmeno Harry è riuscito a scoprire negli anni a venire. Tra i vari insegnanti ci saranno Albus Silente, Minerva McGranitt e Severus Piton, ma anche alcuni dei personaggi storici della saga come Hagrid. Abbiamo avuto la conferma da qualche giorno che le voci narranti del gioco saranno le stesse dei personaggi della saga, che doppieranno i personaggi nel videogioco proprio come nei film. Potrete frequentare le lezioni per apprendere e padroneggiare abilità magiche e poter così lanciare incantesimi e poter realizzare pozioni. Potrete sbloccare nuovi incantesimi, nuovi personaggi e pozioni e conoscere nuove location con l'avanzare degli anni scolastici. Potrete anche personalizzare il proprio avatar come meglio preferite. Una volta imparate nuove abilità magiche, potrete metterle in pratica per indagare sui tanti misteri di Hogwarts, compreso scoprire la scomparsa del proprio fratello in una storia completamente nuova. Avremo anche modo di stringere nuove amicizie con i propri compagni di casata, cercando di vincere la Coppa delle Case. Ci sarà anche il modo di avviare missioni con i compagni per poterli aiutare e quindi anche dar fastidio ai propri rivali. Il gioco è gratuito, ma come sempre ci saranno dei mod acquistabili per facilitare la strada a chi ha ovviamente qualche soldo in più da poter spendere. Io credo che non lo farò e cercherò di andare avanti per la mia strada senza buttarci nemmeno un euro. Detto ciò, spero che questo video vi sia piaciuto e interessato, lasciate un bel pollice in alzato e un parere qua sotto, perché proseguirò a mettere video di Hogwarts Mystery anche dal 25 in poi, quindi dall'uscita farò delle live o delle guide, vedendo un po' se questi video hanno un seguito oppure no. Noi ci vediamo qua in Morti Bella per tutti, ciao!